ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nel 225esimo anniversario dalla nascita di Giacomo Leopardi, a Recanati si svolgono le consuete celebrazioni leopardiane alla presenza di autorità e di studiosi di Giacomo Leopardi provenienti da ogni parte d'Italia, in particolar modo da Napoli e da Firenze. Tanti gli ospiti, ma tanti anche i premi, anche la firma di un protocollo d'intesa. Ma andiamo a sentire le interviste. Dove Giacomo ha avuto occasione di passare una parte della sua vita, ha lasciato comunque delle tracce importanti. Chiaramente Recanati e Napoli, che hanno visto la sua nascita e la sua morte, sono quelle che hanno più a cuore il pensiero di Giacomo Leopardi e cercano di fare il massimo per ricordarlo e per sostenere e divulgare il più possibile il suo pensiero. Che cosa rappresenta questo progetto, che è un tassello in più sia per il Centro Studi ma anche per la Biblioteca di Napoli? Rappresenta intanto il progetto più importante e più impegnativo che stiamo portando avanti in quest'ultimo periodo, e c'è due finalità: uno, da preservare e conservare le carte leopardiane attraverso la digitalizzazione, e la cosa importante è che con l'impegno di Napoli, con la digitalizzazione di circa 11.000 pagine, con l'impegno che è stato fatto in 84 siti nel mondo con le carte extranapoletane e con quello che sta avvenendo lì al Centro Studi, verrà unito in un unico portale tutto il materiale leopardiano, che sarà messo a disposizione di tutti quelli che vorranno addentrarsi nello studio del pensiero e dell'opera leopardiana. Quanto la città di Napoli è stata importante per la divulgazione della figura di Giacomo e dei suoi lavori? Come non esiste Leopardi senza Recanati, io oserei dire che non esiste Leopardi senza Napoli. Napoli è un punto di riferimento fondamentale non solo per la sua produzione, ma anche per la promozione della sua immagine oggi, nell'attualità. Napoli e Recanati uniti nel nome di Leopardi. E certo, la nascita, il luogo di nascita e il luogo di morte, ma soprattutto anche il viaggio delle carte Leopardi da Recanati a Napoli, ed è su questo punto che si incentra il premio che viene dato alla Biblioteca Nazionale per un grande progetto comune con il Centro Studi di catalogazione delle carte e digitalizzazione di questo materiale, che da Napoli arriverà alla piattaforma digitale del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Un protocollo d'intesa, quello che vede la città di Firenze e Recanati legarsi sul nome di Leopardi. Leopardi nella rotta tra Recanati e Napoli si è fermato a Firenze, ha avuto le prime schermaglie con Manzoni proprio nel luogo che presiedo, il DSE, e quindi era giusto ricordarlo ufficializzando una collaborazione che già c'era, ma con l'obiettivo di trascinare in alto il nome di Leopardi, farlo inserire dentro il Pantheon di questa nuova Italia.